tutti ragazzi, qui è CarloPG98 ed oggi siamo qui in un nuovo episodio della Technic Pazzesca. Ragazzi, è il 50° episodio. 50° episodio, sì. Benissimo. In onore del 50° episodio, ragazzi, vi metterò in download la mappa. Non buggata e tutto ciò. Va bene, mi ricorderò. Ci sarà un lupo mannaro sopra casa. Allora, qui se vi ricordate era tutto spento. E se avete anche notato, io c'ho una stacca di diamanti nell'inventario. Bruciamo questi diamanti e questa è il cesto. Giusto per far andare un po' di roba. E a parte che non stacca così da noi, ma sì. Giusto per fare un'altra poca di roba. Benissimo. Andiamo, torniamo a spingere il timer, vai. Ok, perfetto. Bene ragazzi, oggi faremo tanta di quella corrente che voi neanche immaginate. Quindi ragazzi, non vuole fare. Quindi ragazzi, ah, vedete, è proprio tutto mezzo chunk buggato. Ah, quindi ragazzi, oggi quindi faremo, ho messo a caricare gli attrezzi, faremo tanta di quella corrente. C'è qualcuno di voi che non la saprà neanche montare, cioè pare. Allora, voglio vedere se c'avevo dei generator, dei generator, carino. Allora, suppli, devo guardare. Se c'ho dei generator, ok, c'ho 6 water mill, poi non ce n'ho più dei generator. Ok, tanti water mill stanno arrivando, ma dove cazzo? Logistic pile. Subito. Magari ci buttiamo un request, sì, così, ma che cazzo. Basic, via. Di modo che, vabbè ragazzi, è vero, perché ad ogni incrocio deve essere messo un logistic di quelli veri. Allora probabilmente si è mangiato un watermill. Ragazzi, ributtiamo il nostro computer e guardate ragazzi, water lava. Ragazzi, vabbè, sì, vabbè, tutte le altre cose. Impianti corrente, water lava. Devo costruire delle specie di casettine e tornerò quando avrò finito. Benissimo ragazzi, l'ho costruito. E ragazzi, direi che... Oh mio Dio! Cos'è? Di qua? Oh mio Dio! Cos'è sta roba? Ragazzi, io c'ho paura di entrare. Comunque, dicevo ragazzi, perché io ho 55 diamanti in inventario, ragazzi, molto semplice. Guardate perché li dovrei aver organizzati così prima, ma non fa niente ragazzi, 27 diamanti così non fanno niente, così fanno una dark. Poi vediamo quante che ce ne vogliono per fare un'altra dark matter. La dark matter vale vabbè, vale un po' di diamanti, insomma, dark matter. Allora, sto lagando dark matter, ok, poi riprendiamoci i diamanti che sono avanzati. Ok, ho calcolato qualche diamante troppo, ma io ho 3 dark matter, sono un coglione, cioè sono scemo io. Ecco, madonnina, la mia panza bolle. Prendiamo un blocco di diamante. Okay. E via 3 diamanti. Quindi ci prendiamo un altro blocco di diamante. Ragazzi, perché la Dark Matter... Dark Matter Sword, eh? Con punto di potenza. C'ha 2 stadi, è potentissima sta spada. Proviamo a shottare qualche cosa. Ok, laggata. Vediamo se ci sono dei mostri. Ok,
Un crash. Però ci sarebbe una spada della Towncraft. Vabbè. Okay. Ragazzi, questa è la nostra spada. Ora consumiamo questa e poi usiamo quella lì. Allora, via sti blocchi di diamanti. Poi si va di qua. No. Via. Quanta cosa tua che quello. Ragazzi, andiamo a vedere qui che c'è. Oh, buio totale, non ci vedo niente, c'è qualcosa. Guarda, ragazzi, allora, questo coso è sì. E va bene, niente, ragazzi, guardate, ho messo un iron fence qui, poi guarda, 16, ragazzi, avete capito? Un stack di generale. Poi qua vabbè, ho messo 3 di queste bullet con dietro 6 batbox e 16 pannelli. Proviamo subito la... però, ora il problema è... come uscire? Così. Via. Ok. Allora, noi sappiamo che c'è un lupo mannaro lì. Quindi... è proprio qua. Dai. Proviamo la nostra nuova spada, giusto per capire come... vi ricordate? Ci volevano un po' di spadate, vero? Sì. Io non lo vedo. No. Uno, due, sto fuori. Quando prima ce ne volevano 4, con quella di ferro. Con questa qui, 2. E l'abbiamo fatto fuori. Allora, ragazzi. No, non volevo fare niente, volevo andare di qua. Di qui. Ragazzi, che ne dite di questa stanza? Allora, in questa probabilmente toglierò sto tutto, ok. Allora, filosofo di stone in mano. Vi piacciono le lampade? Ditemelo. Alcuni poi nel nuovo aggiornamento hanno anche da sole, ho dovuto metterci della sopra. Ma non si possono disattivare le precipitazioni, scusate. Che sì, preferirei. Davvero tanto meglio. Allora, andiamo un pochino. Ok, allora. Mele, ce l'avevo portata. Ora, a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che mi manca è questa. Un teleport qui e un normale. Ce lo facciamo qui. Ok, allora. Due. E facciamo con il remote ordiner che prendiamo subito qui. Eccolo qua, e ci abbiamo tutta la nostra bella lista, ragazzi. Ok. Benissimo, ragazzi, questa sarà la nostra base per avere tanta energia. Ok, torniamo in casa, che è questa qui, sì. Forse dovrei fare 2 parcelle. Ci sono fare... ecco un altro watermelon. Poi quel watermill lì lo lasciamo a marcire. Sì, no? E lo spacco la terra, ma sì. Cosa me ne faccio di un po' sulla terra? Sì, quello lì lo lascio a marcire, eh. Non vi preoccupate. Questo coso continua ad andare troppo bene. C'è qualche cosa che non va. Perché infatti il filter richiede... ah, guardate. Se io gli faccio richiedere 7-8 secondi grani, penso che almeno ci avanzi più grani. Dai. Allora, siamo addirittura anche velocità volendo, eh. Intervallo 1,5, intervallo 11.
Bene, facciamo meno 2 secondi. Qua si fa un secondo. Anche un po' di meno. Penso sì che vada bene. Anche no. Perfetto. Ragazzi, siamo a posto. Oddio, che paura di mannaro, ho sentito. Ok ragazzi, ora, cosa c'è da fare? Allora, cosa fare con questi generatori? Allora ragazzi, 16 li utilizziamo per farci i generatori di lava. E gli altri, non lo so, vedremo un po' cosa farci. Ok ragazzi, dopo aver fatto un paio di lava, aver preso tutti gli oggetti necessari. Già. Allora, insomma sì, cosa volevo fare ora che mi sono già scordato, volevo fare già una porta, sì, appunto, fare una porta, o di ferro, o di reinforcement, però come potete notare la reinforcement sta non si vediamo 6. Ma come si craftano ora? Chiaramente non si possono mettere qui perché sono della Red Power, non si imparano parecchie cose, non le impara. Allora facciamo così e ci prendiamo un po' di dall'olio così prendiamo più la relazione. Vabbè, ci prendiamo 20 gabbero e facciamo un bel posto. Dopodiché ragazzi, dopodiché facciamo una 43. Clean start, ok. Poi cobblestone mia. Ok ragazzi, successivamente la prima cosa da fare sono cos'è sta roba, scusate, le balle di cannone. Poi cosa? Ah, proprio se andiamo lì con della covalence dust nell'inventario possiamo riparare l'armor. Bene, allora abbiamo 6 reinforced door qui. Reinforced stanno anche qui. Si sta spicciando leggermente il capo. C'ha un bottone. E ciao. Ok, mandiamo via sta stone. Ok, ne avevo fatto un po'. Bah, sempre utile. Ok. Dov'è che l'avevo mettere qua? Di conseguenza mi servirà anche un'altra donna. Allora ok, mandami un build di tutto. Intanto posso anche tranquilla. Che cosa? Perché sto scattando questo brutale modo? Ah, però io avevo fatto il muro recinto doppio. Sì, per non far vedere alcune cose. Questo legno, vedi qua giù. Ok, quindi vabbè, io penso che lo possiamo fare anche qui. Ah già, così queste scale avevo fatto per salire qua sopra, guardate. No, non devi laggare, va bene. Oh. E lagga. Perché ragazzi, penso si stia buggando il mondo, ma no poco. Ok, ho fatto così e poi qua sotto e lì dentro, ecco, e lì dentro c'è una leva, c'è la leva. Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Un berry in team, bene, sei stato bravo.
qua c'è i pannelli solari, che non è verità. E poi va bene, nient'altro. No ragazzi, io però se la così ce la faccio, eh. Scusate, stop un attimo la registrazione. Andiamo a fare dell'altra classe, così intanto facciamo altri tubi in più. E poi, come vedete, c'è la pannelli solari. Se me l'ho finito i tubi perché li ho posizionati, guardate un attimo, li ho posizionato intanto le prime cose qui, così. E ok, avevo finito i tubi. Quando ho chiuso questo quadratino qui sono finiti. E questo sarà intanto il primo generatore, ragazzi, non pensate che sia niente di più alla fine. Ok, allora, oh, no, scusatemi. Oh no, sono scemo. Sono rimbambi scemito. Allora, guardiamo un attimo, mi serviva della legna. Per fare, ok. Come avete visto, ragazzi, mi sta lasciando. Ah. Ok, per fare della legna, per fare dei cartelli. Dei cartelli, ora c'hanno tutti i geoterrani. I generator, non potrei. Allora, mi servono due cartelli. Due, guardate ragazzi, piccolo. Va qui. Mette due bastoncini e riprende due bastoncini. Ok, allora, Clean Star, due bastoncini. 3, 4. Prende un libro, ragazzi, troppo forti. Allora, ok, i cartelli non sono accumulabili. Qui, perfetto, in casa. Magazzino. Come è un magazzino? Ok, ce l'ho messo, così almeno me ne ricordo. Questa è la leva per le luci, quindi devo vedere. Poi tanto qui entra la luce del giorno. Vabbè, ok, lasciamo. Come prima cosa, ragazzi, ci serviranno le dobbiamo fare, ragazzi, quanti watermill? Perché 6 ce li abbiamo, no? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, e quelli sono i primi 6. Il resto sono 3, 4, 5, 6 per 1, 2, 3, 4. Sono 24. 24 si fanno con 24 si fanno con 12. Ragazzi, sapete, non mi ricordo, 12 cosa si fanno? Generatori. Ah sì, torniamoci un po' dietro. Ok. Glass vetro, quindi apriamo l'inventario nuovo. Apriamo qui, sì. Vai, un sacco di pneumatic tube. Ah, ragazzi, 4 stock, voglio dire, se non ci basta. Sclero. Ok, rimettiamo a posto il vetro, non ricordo dove stavo, l'abbiamo messo qua. In particolare quello lo basta. No, perché sto tornando indietro tante volte. Ok, sono 24 generatori che si fanno, sono 24 watermill che si fanno con 12 generatori. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 30, 30. Perché? Ragazzi, quanto fa 16 per 2? 32. Va bene. Allora, qui però c'è un tubo che mi avanza, un tubo di troppo. Ah ok, allora ragazzi, perché avevo preso un altro tubo? Perché noi sappiamo che sta a fare gira così, no? Poi volevo ottimizzarlo così, per da fare in modo, insomma, vabbè, così. È leggermente ottimizzato in questo modo. Allora qua ci dobbiamo buttare dell'acqua. Bene. 1, 2. Perché l'acqua ci vogliono sempre. Ok, perfetto ragazzi. Ok, allora, oddio. Ma no, mettiamoci la terra, tutto la uso.
Philosopher Stone. Shiftato, ok, via quello. Pneumatic tube. Quanti cazzo di tubi abbiamo, ragazzi? Ok, mangiamo. Allora, facciamo un secondino un calcolo, ragazzi. Per fare 16 di questi ci vuole uno stack di cosi e mezzo stack di assi. Uno stack e mezzo di assi di legno, di conseguenza. Qui intanto sto comunque continuando, grazie all'energia che gli avevo. Ah, ok, avevo. Comunque vediamo quanti sono. 27! Però vabbè, tanto comunque la poca lava che c'è in casa penso ce la faccia a finire. Ok, guardiamo un po' quanti ce ne abbiamo. Allora, cosa fare? Cosa da fare? Mi serviva. Allora, questo per i bastoncini, guardate ragazzi, uno stack, perché? Perché ragazzi? Perché si fa così? E poi questi altri qua, dai, ci facciamo i planks in più i bastoncini, che ce ne servono 16x4, cioè uno stack. Allora avevo calcolato tutta la perfezione, ragazzi, avevo calcolato tutta la perfezione. Ragazzi, avevo calcolato tutta la perfezione, ma che cribbio. Ok. No, a questo punto io farei così però, Troppo lungo, lo devo fare in quell'altro modo. Tutti di chiapparci qui nei tubi, così fare in questo modo assolutamente troppo lungo. Ok, quanti ci sono? 4? Ok, prendo, infottiamoci due di questi. Ma a parte che sono scemo io. Sono scemo io perché dei miei. Ah no. Sono scemo io. Ci servono, penso, 4 lì. Servono 4 linee. E mi sono ordinato. C'è della sabbia. Ah, finalmente sto cominciando a portare indietro la sabbia. Oh, sì, dove sono finito? Dai, però. Ok, ragazzi. Qui ce li abbiamo tutti qua. Ce li siamo tutti qua. Ho preso dei legni in troppo, penso. Ho preso due legni grezzi di troppo. Vabbè, ok. Lasciamo pure stare, dai, tanto che cambia. Ragazzi, a questo punto noi abbiamo un affare di 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto fa 6x6? 36. Più altri 6, cioè 6x7? 42, ragazzi. Sapete? Quanto fa 42? Andiamo di qua nel mondo. 42 e 126, ragazzi. 126 diviso 64, ragazzi. Sono due stack di ferro. In che senso due stack di ferro, vuol dire, ragazzi? Sono due stack di ferro perché dobbiamo farci tutti quei secchi, ragazzi. Ok, andiamo nella transmutation e prendiamo un po' di ferro. Anzi no, possiamo far così. Così fa prima, ragazzi. Prende l'oro. Ah, ma così no, è proprio. Facciamolo una crafting normale, ok. Allora, non c'è una crafting table normale. Questa qui. Sì, vabbè, perché a me non è ancora indietro, dai. Oh, due stacche, ragazzi. Ok, però le facciamo di qua, sì. Facciamo di qua. Ok, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 secchi. 13 secchi, sì, benissimo. Quindi ne metto 1, 2, 3, 4, 5,
lì, okay. Poi si va lì, e si va nel filter, deve devi succhiare i secchi pieni. Poi prendiamoci un altro secchio, lo mettiamo qua, perché il retriever deve prendere i secchi vuoti, il filter i secchi pieni, e continuiamo. Sono scemo, sono scemo, sono un scemo, uno scemo. Ok, allora ora vi prendo anche qui. Allora andiamo nella cesta della red power qua, e possiamo anche buttare gli altri scudi. Ok, prendiamo il nostro sacchettino ai chemicals, buttiamo dentro questa roba qui. Torce il remoto, non penso che servirà. Ok, ok, allora via. Ok, perfetto, torniamo nella casa di qua, la casa. Quanti secchi abbiamo detto ci dovevamo fare? No, perché non mi sono scoperto, ragazzi. 126 secchi, sì, 126 secchi, 42 secchi, questi sono 9, 10, 11 secchi. 11 secchi, noi ce ne dobbiamo fare. Ecco, me ne sono scoperto. Guarda, sto morendo. 11 secchi ce ne dobbiamo fare, 42, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, la metà. 21, cioè la metà. 21, cioè la metà, li possiamo mettere. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 18, 20. Cosa cavolo sta succedendo? Mi vedo tutto il mezzo di un mago. Ragazzi, sta rincoglionendo. No, era un piccolo bug del portale. Allora, questi sono 9. 18. 9, 18, 27, 36, 36, 38, 39, 40. Mi mancano dei 6. Mancano due. Infatti te li prendo. Ma se io prendo tipo questo affare, non lo posso trasmutare in ferro. No, perché c'è un bordello e non so proprio che fare. Se lo trasmuto in ferro, tipo... con neanche 128. Andare a 256. Ecco i due secchi. Poi questi qui ce li bruciamo tutti. Dai però, no, io ragazzi odio quando lagga così, da volte che lagga, tanto per laggare. Giusto perché io... Ragazzi, non ci credo, devo lasciare due spazi. Ah no, tanto due. Due. Ok, non c'entra niente, però vabbè. Vabbè, ah, a parte che. Già, l'ho fatto solo per prima. Uno e due, ok. Siamo pienissimi di questo. Dove vado, ragazzi? Dove vado, dai. Ci riprendiamo un po' qualche nostro oggetto e poi cosa ci serve, ragazzi. Allora, la battery box ce la dobbiamo mettere qui. Ah no, non avevo lasciato aperto, l'avevo aperto perché l'avevo aperto e avevo detto che dovevo aprire, avevo fatto bene. Ok, piove di fuoco. Allora io quindi dovrei mettere uno. Ah, ma i pannelli sono lì, posso chiamare tranquillamente. Ok, quindi pannelli solari, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Ok, 4, e mi manca un filo, non c'è, devo prendere. Vabbè ragazzi, dai, pensavo di fare tutti e due i tipi di generatori, poi lei lasciamo stare, ho detto. Cioè, dammi sto timer che mi serve.
sa c'è. Ma non mi dà un cribbio, vabbè. No dai, però mi puoi aver perso il timer anche te. Dai, ma perché? Va bene, così dovrebbe caricare. Proviamo a togliere la pioggia magari. Qui già carico? No. Vedete, quando è leggermente più qua vuol dire che può fare. Ora tipo quando arriva qui sale tutta la potenza. Vedete? E diventa azzurro. Poi dopo qui riscende, deve riscendere anche qui. Perché non avranno tanto obiettivo quando parte. E perché sono scemi. Cioè non sono intelligenti macchinari. Però sono scemi perché si scambiano la corrente e si fanno quasi fra di loro. Ok, sì, sei un grande. Mi hai rivendato. Ok, quindi volevo quel filo. La redstone, quella della red. E non c'è. Ecco, madonna ragazzi, ce l'avevo tanto io. Allora, 4. Sì, 4 perché noi piazziamo il timer qui. Sì, esattamente. E una leva anche se mi puoi craftare, grazie. Già craftato, ragazzi, hai visto quanto ci ha messo? Ah no, ma una ce l'avevo già la leva. Ecco, piccolo inconveniente. Ne ho altri due cavi dove sono. Ragazzi, però faccio tanto casino. Che ti hai trovato? Prego, dimmi del nome. Vabbè, però ragazzi, non è vero, mi piace non. Madonna. Ragazzi, perché ho scelto i secchi di metterli ora e non dopo? Ragazzi, guardate, io faccio così. Un secondo. Vedete, i macchinari fanno tutti il lavoro. Quello che manca nel deployer sono i secchi. Possiamo anche diminuire volendo. Mettere a mezzo secondo. Vero. 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 Ok. Benissimo ragazzi, fatta questa operazione di smistacosamento, dobbiamo scegliere ragazzi se per dai, guardate, sono già praticamente quasi tutti pieni col secchio. Oh no, questo qua no. Ok ragazzi, tranquilli, questi macchinini, guardate come arrivano, guardate che smacchinio qui. Probabilmente poi che qua giù non ci sono ancora niente, credo, nel senso ci metterà un po' più di mano. E così guardate, se partono fanno prima quelli. Guardate, tipo ora ne ha fatto questo, farà questo, poi successivamente ragazzi li farà tutti. E ci sarà chi si ricarica più velocemente, chi no. Poi volevo dire che dentro c'ho a casa quei cable di, ok, ci possiamo portare. E tanto non bastano. Cioè il mass fabricator, il sonino stupido lo fa, cioè è stato bene, ci avete capito, ma dove l'ho messa? Già 92, quanti erano? Prendo 6, poi li riporto qualcuno. Ragazzi, guardate quello che la fare attorno al QR di, vicino al QR iniziativa scrista. Che brutto bug, però guardate, fighissimo il tank. Ah, guardate, anche col tubo sotto, che figata. Ok ragazzi,
con questo affare che farò ora, concludiamo l'episodio perché a parte sta diventando lungo, ma ho fatto quello che volevo fare, cioè la metà di quello che faremo nel prossimo. Bene ragazzi, ora controllo, finiamo di collegare. Allora, lì ci arrivo, perfetto. Chissà se mai ci risputerà anche quell'altro affare. Chi lo sa. Sono sicuro che qualcuno l'ho mancato qui. A parte che mi posso mettere sempre il jetpack e stare così. Allora, l'ho mancato uno lì, perfetto. E uno di qua anche. Sembrano tutti collegati. Guardiamo, ok ragazzi, sono tutti pieni stavolta. Guardiamo anche questo qua giù. No, questo qua giù no. Ah sì, ragazzi, facciamo così. Non è magazzino. Non è magazzino. Cosa ci abbiamo nel qua? Se noi prendiamo tipo la metà del copper, quindi. Perché voglio farlo tutto ferro, questo copper che ho in mano. Però bisogna metterlo così. Che schifo, dai. Sì, lo so, il copper vale la metà, neanche la metà del ferro. Faccio così. Block of iron. Quelli che ti metto qui nel mezzo. Block of iron che mi si era disimparato sto stronzo. Ok, mi sa 9, 10, 11. No, sono scemo, ragazzi, sono scemo io. Guardate perché? Questo secchio 3. Perché ragazzi mi sono fatto altri 3 secchi? Perché guardate, essendo qua, tipo, che ne so, quest'ultimo affare qui è vuoto, no? Vedete che non circolano più secchi, tranne uno, che è il suo. Perché ho fatto un secchio per uno, io ci metto 3 secchi e ci sono 3 secchi in più. Quindi circoleranno anche più velocemente. Certo, potrei metterne anche un altro secchio, ma ragazzi non ci stiamo a complicare la vita. Quindi, bene, da Call of Duty 98. Per questo episodio è tutto ragazzi, ci vediamo. Ciao a tutti.